Antonio De Di Maro, Antonio Conte. Mister, buonasera, buonasera a tutti. Mister, sì. C'è un super entusiasmo nonostante la pioggia. Assolutamente. Mister, aspetta che così la chiariamo una volta per tutte. Ragazzi, io penso che nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto, ok? Voi è giusto che siete tifosi e che incitate e supportiate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa, lo sono stato nel passato, lo sarò nel presente e lo sarò nel futuro. Non mi chiedete cose che non farò, ma non per una sola singola squadra, ma per tutte le squadre, perché penso che noi, soprattutto allenatori, dobbiamo dare sempre l'esempio positivo. Poi quello che vi posso dire, oggi voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco. Mister, io sono appena arrivato, però voglio sapere come sta andando il ritiro, come è andata, come... Sì. No, stanno andando bene, sinceramente stiamo facendo un bel ritiro, sono molto contento perché stiamo avendo praticamente pochissimi intoppi, i ragazzi stanno bene, stanno crescendo, c'è un grande impegno, grande disponibilità e questo io penso che sia alla base per creare qualcosa di importante, quindi va veramente molto bene. Questa passione, questo entusiasmo è veramente contagioso. Mi sento, come ho detto il primo giorno alla presentazione, di dover restituire insieme alla squadra tutto questo entusiasmo. In questo momento io personalmente ho ricevuto senza aver dato niente, quindi ho una grande responsabilità. Abbiate fiducia, abbiate pazienza, vedrete che cerchiamo di fare le cose importanti. Domani mister c'è una partita importante, perché comunque giochiamo contro una neopromossa, partita visibile su One Football, è comunque un test. Che test è? È un test di quelli concreti, no? Sì, è un test che fa parte del processo, no? Del processo. Sicuramente non è che abbiamo diminuito i carichi di lavoro, perché comunque abbiamo un test di allenamento. Io tutti i test di allenamento in pre-season li considero dei test importanti, che però non ci cambiano assolutamente il lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo andati sempre crescendo sui carichi, l'abbiamo fatto anche stamattina, oggi pomeriggio, hanno fatto veramente un allenamento stupendo sotto tutti i punti di vista, a livello qualitativo, a livello di intensità, quindi non ci cambia niente. So che i ragazzi avranno le gambe pesanti, faranno fatica, ma i ragazzi sanno benissimo che proprio nella fatica noi dobbiamo creare qualcosa veramente di importante. Applauso per mister Antonio Conte. Mister, non ti faccio più parlare, però so che tu hai un grande team e questo team lo voglio presentare insieme, sì, a te, quindi li accogliamo tutti con un ole. Vi presento lo staff. Lo saranno. E leoni saremo. Vice allenatore Cristian Stellini. Elvis Abruscato. Gianluca Conte. Costantino Coratti. Mauro Sandriani. Giuseppe Maiori. Tiberio Ancora.
buonasera, Alejandro Rosalén, Marco Giglio, Francesco Cacciapuoti, Alfonso De Felice, Ettore Prata, Paolo Rea, e questo è lo staff tecnico a quale facciamo un fortissimo applauso. È arrivato il momento di presentarvi i leoni. Partiamo con i portieri, il nostro para rigori Nikita Contini. È appena arrivato, voglio sentire un urlo fortissimo per Elia Caprile. Baby Prodigio, Claudio Turi. Classe 2007, Andrea Sorrentino. Pronti a presentarvi i nostri difensori. Il professore Mario Rui. Una guida esperta per la difesa, Pat Juan Jesus. Il bodyguard Amir Rachmani. Il nostro brasiliano Bernardo De Souza Nathan. Il leone norvegese Leo Ostigard. Napoletano fino al midollo Pasquale Mazzocchi. Campione d'Europa nel 2021, finalmente a Napoli, Leonardo Spinazzola. Prenditi l'applauso, Leo. Da Madrid a Napoli, neo acquisto Rafa Marin. Un'intera trafila nel settore giovanile, Luigi Davino. Ventiquattro anni compiuti da poco, Francesco Mezzoni. Vi presento i centrocampisti e parto con un combattente dal Camerun, il nostro Frank Zambo Anguissa. La sua stella brilla sempre ovunque vada, Gianluca Gaetano. Il mediano svedese Jensen
sentire la sua esperienza in azzurro, Gennaro Iaccarino. Classe 2005, Lorenzo Russo. Il principino azzurro, Alessio Zerbin. Siete pronti per gli attaccanti? Anche se sta piovendo? Da tanti anni nel settore giovanile anche lui, Giuseppe Ambrosino! Quarto al mondiale con Marocco, Walid Kedira! La nostra freccia danese, Jesper Lindstrom! Ci sei, Jesper? Il nostro leone africano, Victor Osimhen. Dribbling e gol, il servo Mattia Popovic. È pronto anche quest'anno a macinare chilometri e farci sognare con i suoi gol, con gli assist, Matteo Politano. Canzone da Buenos Aires, il Cholito Giovanni Simeone. Il nostro belga dai piedi d'oro, Cyril Gonghe. Ed eccola qua la squadra, se avanzate vi fanno una foto, i fotografi, la stampa, mettetevi tutti qua davanti, mettetevi tutti davanti ragazzi per la stampa, i fotografi, seguite le indicazioni del nostro Ciro, anche per i nostri amici che sono a casa così vi possono guardare in tutto il vostro splendore. Quelli che hanno le mani libere, che non hanno un ombrello, fatemi un applauso perché siete meravigliosi, siete bellissimi. Da qui guardarvi è uno spettacolo. Magari dopo vi faccio una foto, vi faccio vedere quanto siete belli. Allora, una squadra
è composta naturalmente dallo staff tecnico, dai giocatori, ma è composta anche dallo staff sanitario. E allora vi ripresento, partendo dal nostro medico responsabile, dottor Raffaele Canonico. Il medico Gennaro De Luca. I nostri fisioterapisti Marco Romano. Marco De Lullo. Nicola Sazzano. Vincenzo Longobardo. Napoli. Paolo Tartaglione. Vittorio Mennella. Attenzione, perché come vi ho detto la squadra non è composta soltanto da questi elementi, ma ci sono degli elementi meravigliosi. Sto preparando una canzone speciale che chi c'era allo stadio quando abbiamo vinto lo scudetto saprà perché la sto preparando, perché vi devo presentare i magazzinieri e parto con gli uomini che sono tutti i giorni a contatto con i nostri giocatori. Il primo è Antonio Di Paolo. Giuseppe Salemme. Giovanni Della Paolera. E poi, come vi ho detto, se c'eravate allo stadio quando abbiamo vinto lo scudetto, è partita una canzone che fa così. Il nostro storico magazziniere Tommaso Starace. Facciamo un applauso al nostro Tommy, che è veramente meraviglioso. Tante volte sento l'eco delle critiche, sai, in qualche modo qualcuno che possa criticare una figura storica come Tommaso. Tommaso è un uomo che ha lavorato con Diego Armando Maradona. Ed è qua che scherza sul palco con noi, gioca sul palco con noi, ma poi sul lavoro è una persona super seria e noi ti vogliamo un mondo di bene. La squadra è qua, prima di lasciarli andare però c'è una... Giusto. Siamo qui a Di Maro, ospiti di una cittadina meravigliosa, di una città fantastica, e voglio qua vicino a me il sindaco di Di Maro, che invito a raggiungerci, il dottor Lazzaroni, eccolo qua. Buonasera sindaco. Buonasera. Buonasera. Ci sono anche i fuochi d'artificio non autorizzati. Ah, faremo subito intervenire le nostre pattuglie che sono già partite. Perfetto. No. Un attimo solo, però aspetta, fa troppo caldo qua, devo togliermi. Aspetta che il sindaco si spoglia. Il sindaco si è spogliato.
Però ha fatto bene. Le sta bene, sindaco, devo dire. Le sta bene. Bene in azzurro. Le sta benissimo. Bene, ruberò pochissimi momenti a nome della provincia autonoma di Trento, della Val di Sole, ma soprattutto di Mano Folgarida. Grazie, grazie per la vostra presenza, grazie alla società Napoli Calcio con cui ci regaliamo questo splendido ritiro, grazie ai grandi professionisti, i vostri beniamini e i nostri beniamini. Noi siamo veramente felici che in questa settimana ci portate tutta la felicità del mondo. Noi siamo un pochino più chiusi, un po' più lontanari, abbiamo bisogno del vostro calore e della vostra simpatia. Grazie e arrivederci a sempre. Questo è il mio ultimo ritiro, non ci sarò l'anno prossimo. No, sindaco, non ci sarai come sindaco. Come sindaco. Però sarai tra di noi, tra la gente, verrai sicuramente a trovarci. Forse non sindaco, ci sarai. Possiamo dopo la squadra fare un po' ballare tutta la piazza anche sotto la pioggia? Tutta! Vai, assolutamente. Piazza Napoli, grazie a tutti, arrivederci. Grazie sindaco, allora liberiamo il sindaco. E prima di far andare la squadra c'è una canzone, siamo la squadra più innovativa, ci hanno detto che stiamo innovando, che siamo nella new era, come dicevamo anche l'anno scorso, siamo proud to be Napoli, no? Siamo orgogliosi di essere napoletani, e se siamo orgogliosi di essere napoletani lo siamo perché cantiamo canzoni come questa. Abbracciatevi tutti! L'innovazione che incontra la tradizione. Perché si canta tutti insieme questa canzone. Stai lontano da sto gol, a te volevo pensare, niente voglia, niente spera, date lento sempre a fianco a me. Si è sicure che sta amore, come so sicure te. Abbracciatevi tutti anche senza ombrello, dai, senza ombrello o l'ombrello, abbracciate. Non ti vedo. Gianluca Gaetano che la sa tutta. Tu senti in questi bracci. Non ti vedo che sta faccia, non ti stringi forte un bacio. Dov'è Pasquale Mazzocchi? Dov'è Pasqui? Nasce da Dov'è Mazzocchi? Dov'è Mazzocchi? Ma fai chiacchierare con te. La vorremmo dedicare a tutte le donne che sono qua stasera con noi. Viva sempre, stai con me. Ci sono tifose del Napoli qua stasera? Questa canzone è per voi che siete sempre con noi e che per noi siete e rimarrete. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle. Facciamo andare a dormire.
li facciamo andare a dormire che domani hanno una partita importante visibile sulla nostra app One Football. Grazie di cuore, grazie di cuore per quello che state facendo, per quello che farete, siamo con voi e saremo sempre con voi. Grazie ragazzi, come dico allo stadio, sempre e comunque forza! Grazie! Venerdì sera proviamo a fregarcene dell'acqua e proviamo a ballare.